Tesoro, ma sei ancora sveglio? Amore, ma cosa fai con le piedi? Poi ha detto che domani c'è scuola. Ancora 5 minuti, mamma. Finisco di leggere questa cosa. Sì? Sì, Miri, fallo passare. Avanti! Buonasera, dottore. Buonasera a lei, signor? Gabriele. Prego, c'è comodo. E va bene, prima o poi dovrò mettere a posto questo disordine. Dopo qualche giorno si riforma una pila così. Quella è sua moglie, dottore? Sì, è mia moglie. Complimenti, una donna raffinata. È una donna meravigliosa. Buonanotte, grazie per avermi accompagnata. Sono qui per aiutarti, Michela. Sai che puoi fidarti di me. Mi scusi se è fatto tardi, mio figlio mi starà aspettando. Arrivederci. Che serata fredda stasera. Ah, non passa nessuno. Ehi, un momento. Sembra che arrivi qualcuno. E tu cosa sai fare? Di tutto, Gioia. Dimmi solo cosa vuoi. Bene, dai, sali su.
avanti. Sì, no, stasera non voglio sapere niente, stasera gli voglio i soldi. Sì, 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 sì. Va bene. Mi raccomando. Stasera ho finito. Buonanotte. Ah, carino. Oh, ma che fa, camadi? Giovanni, questo la Giovanni non c'è bene, ma non c'è la minchia però, eh? Ma capisci, non mi partito, non c'è bene, oh! Oh, sono qua, giovane! Basta! Oh, ma che mica successo qua? Guarda, scappavo, allora, l'hai portato vicino! Vieni! E poi inizieremo la nostra seduta. Ancora un attimo. Prego, dottore, non si preoccupi. Non ho alcuna fretta. Dottore, posso farle una domanda? Certo, mi dica pure. Da quanto tempo fa questo lavoro? Perché mi chiedi questo? Perché mi risponde con un'altra domanda, dottore? Scusi, non capisco cosa vuole alludere. La domanda è semplice. Gli ho chiesto da quanto tempo cura le persone con problemi psichici. Sono 30 anni che faccio questo lavoro.
E le piace farlo? Sì, molto. E le è mai capitato di fallire? Come? Dottore, lei è una persona troppo intelligente per non capire. Ha mai fallito con un paziente? No, non mi è mai capitato. Allora, se mi dà un attimo, finisco di controllare la sua cartella ed iniziamo la seduta. Prego, dottore, continui pure. Complimenti. Un oggetto molto pregiato. Avanti. Dottore, è arrivata la paziente per lei. Posso farla entrare? Sì, certo, Sara, falla pure passare, grazie. Prego, si accomodi. Buonasera. Immagino che lei già sappia perché è qui, quindi non sto a farle le solite paternali, ma voglio arrivare dritto al punto. Come si chiama? Michela. La domanda è: quanta collaborazione c'è da parte sua per svolgere questo compito, assai noioso per entrambi? Mi chiamo Michela, ho 35 anni. Ho un figlio di 8, si chiama Federico, il quale non ha un padre, o meglio sì ce l'ha, ma non so chi sia. Un piccolo incidente solo. Avevo 17 anni. Mi innamorai di un ragazzo che aveva appena iniziato a fare il camionista. Lo conoscevo fin da bambina e mi fidavo di lui. A casa mia spesso mancava l'indispensabile per mangiare. Eravamo poveri. Non mi piaceva quella vita, quindi desideravo qualcosa di più per il mio futuro e allora approfittai della prima occasione per fuggire via con lui. I primi tempi erano belli, erano bellissimi. Mi portava in giro per l'Europa. Visitammo la Francia, la Germania e altri posti. Ma quello che mi rese più felice fu quando andammo per Natale a Vienna. Mi portò a patinare sul ghiaccio e stava nevicando. Sapeva che era il mio sogno fin da bambina. Andava tutto per il meglio, fino a quando Tony non perse la vita. Era disperato e si ubriacò. Fu quella la prima volta in cui mi mise le mani addosso. Thank you.
talmente fuori di sé che non riusciva a vedere altro che la sua disperazione. I giorni a venire furono difficili. Quella favola si è ruota in giro per il mondo, si era spezzata. Vivevamo e dormivamo nel camion. Poi un giorno Tony mi portò da uno dei suoi amici, il quale decise di ospitarci e darci una mano. Ma in realtà ero io che aiutavo lui. Dopo qualche tempo, Tony e i suoi compari furono arrestati perché, come me, stavano facendo prostituire altre donne da qualche tempo. Ora lei vuole domandarmi se lo sapevo già da prima e perché non me ne sono andata via, dottore. La risposta è semplice. No, non lo sapevo. Non ho mai saputo niente. Ero troppo ingenua. Ormai ero sola, lontano da casa. Non conoscevo altro che la strada. Fu così che conobbi un tale che mi offrì la sua ospitalità. Ma non sapevo cosa stessi andando incontro. E mi faceva sentire importante. Solo che non sapevo che era l'inizio della fine. Lavoravo per lui. Ero la sua amante, la sua serva e la sua prostituta quando ne aveva il bisogno. Sai una cosa? Era una persona davvero insospettabile. Una persona come lei. Adesso, dottore, la mia domanda è: quanto le interessa la mia storia? E quanto vuol fare per aiutarmi? Veramente? Prego, vada avanti. Un marito? Questo avrei desiderato, una famiglia, qualcuno che si occupasse di me. Oggi invece sono solo la madre e il padre dei figli. Quando non sono la donna di qualcun altro. Sì, ma lei poteva scegliere. Perché non è tornata a casa quando si è potuta liberare di Tony e dei suoi compari? Mi vergognavo. Non volevo tornare a casa come una disillusa ragazza che dopo essere fuggita per la povertà ritornava con un bambino piccolo. Non potevo dare questo dispiacere a mia madre. Ma come viveva? Come passava le sue giornate? Suo figlio? Con chi stava suo figlio quando lei era al lavoro? Tua mamma mi ha detto che sei un bambino prodigio e da quando hai visto la TV un trattato di psicologia ne sei molto attratto. È notevole come cose per un ragazzo di appena 10 anni. E allora io ti do questo, così potrai studiare i fondamentali della psicologia e capire i metodi per come aiutare la persona. Poi, se quando sarai grande vorrai fare lo psicologo, sicuramente questo ti servirà molto. Fanne buon uso, mi raccomando. Grazie per aver accettato il mio invito a cena questa sera. Era davvero il minimo che io potessi fare per ringraziarti. Lo so, non è molto, ma da quando mio marito è morto, è come se il mondo mi fosse crollato addosso. Spero anche di poter riavere.
lavoro, perché non voglio perdere mio figlio, è l'unica cosa che ho, mio figlio, è l'unica cosa che ho, l'unica. Allora, mi dica un po', di che si tratta? Difficile da dirsi. Dovrei tornare indietro di molti anni. Bene, allora torneremo indietro tanti anni. Quanti sono? Forse 25 o poco più. Un bel po' di tempo. Da dove vogliamo cominciare? Dottore, le capita mai di fare dei brutti sogni? Perché a me ultimamente capita di continuo. All'inizio del sogno c'è sempre un bambino. Un bambino che guarda dalla fessura della porta una donna che piange. E secondo lei, questa donna che piange assomiglia a qualcuno? Sì, la conosco benissimo. È mia madre. Sì? Certo, Mary, vai pure. Io mi trattengo con il signore. A domani. Quindi, secondo lei, il bambino che immagina nei suoi sogni, chi sarebbe? Sono io. Secondo lei perché immagina che sua madre piange? Mia mamma era una donna sola. Mio padre ci ha lasciati prematuramente, io ero molto piccola. Morì in un incidente. Lei subito dopo si ammalò di nervi. Non ce la faceva a mantenere me. Provava il rifiuto per gli altri uomini. Per lei c'era solo mio padre. Fece fatica a rifarsi una vita, anzi, non lo fece affatto.
Ricordo però che aveva un amico. Una persona di cui si fidava, che le stava vicino nei momenti di sconforto. Io lo ricordo a malapena. Per lei cosa ha rappresentato questa persona? Ha rappresentato l'inizio della fine. Molto forte come affermazione. Mi dica, che sentimento lo smuove pensando a questa persona? Quale sentimento mi smuove questa persona? Odio. Ecco quale sentimento, dottore. Come avrebbe dovuto essere questa persona per piacerle? Avrei voluto che fosse un uomo per mia madre. Che si prendesse cura di lei e non che la usasse come una pezza da piedi. Cosa faceva esattamente questa persona a sua madre? Ha giocato con le sue debolezze. Sì, ma lei non mi sta dicendo chiaramente quello che pensa. Io non posso presupporre quello che lei mi dice. Allora, dottore, l'aiuto io a capire meglio. Novembre 1979. Era la prima volta che invitai a casa questa persona. Volevo essere ospitale con lui e dargli tutta la mia riconoscenza. Dopo cena però mi ha presa di spalle e mi ha sbattuta sul tavolo. Mi ha violentata. Non avevo la forza di reagire. Era come se non mi potessi opporre al suo volere. Restai lì. Lo feci finire. Ricordo che rimasi a piangere sul tavolo. Mi girai su di un fianco e rimasi con gli occhi sbarrati. Per ore. Inerme. Come se non riuscissi più a reagire. Fissavo il soffitto. E tenevo stretti in mano 20.000 lire, il prezzo per essermi umiliata. Mi sentii usata. È stata la prima volta che un uomo mi ha trattato come una puttana. Nel diario di sua madre, quello che legge? Sì, dottore. Questo è stato l'unico confidente di mia madre per 30 anni. Mi parli di lei, si descriva. Chi è Gabriele? Cosa c'è, dottore? Ad un tratto non le interessa più sapere cosa faceva questa persona a mia madre. No, non dico questo, ma... Ma forse le sta tornando alla memoria. Forse questa storia non le è del tutto nuova. Dottore? Mi scusi, non capisco cosa vuole alludere. Alludo a lei, caro dottore! A lei, alla sua vita, piena di menzogne e di sporchi giochetti. A lei che ha deturpato l'animo di chi le chiedeva aiuto. A lei che ha giurato di aiutare il prossimo. Adesso mi dica lei, chi è il dottor Mauro Zanardi? La prego, Gabriele, si calmi. Lei sicuramente mi sta confondendo con un'altra persona. Sei stato tu! Sei stato tu a capigliare mia madre! Tu a togliere la dignità! Sei stato tu la causa di tutti i nostri problemi! Sin da quando le hai detto che poteva affidarsi di te! Ed ora... Ora non ti fai scrupolo neanche di sfruttare quella povera ragazza, Michela! Stai usando anche lei per i tuoi sporchi giochetti! E va bene! Sì, è vero! Vuoi che te lo dica? Per me le donne sono tutte puttane e nient'altro! E le tratto come meglio mi pare e non devo certo rendere conto a te. E poi, se credi di intimorirmi e venire qua dopo 20 anni a parlare di una donna malata di mente, cioè tua madre, non mi interessa, me ne frego. E sai cosa ti voglio dire? Quando me la sbattevo, le godeva, gridava, però allo stesso tempo mi faceva anche compassione. E sai perché? Non sapeva fare bene nemmeno quello. E adesso, fuori! Vai!
Fuori di qua! Non ho più tempo da perdere con te! Vattene via, esci! Vai via! Fuori! Vai via! Corri! Esci! Fuori! Sai una cosa? Sei tu quello che mi fa pena. Me ne sempre fatta! Ho sempre cercato una spiegazione al tuo comportamento! Ed ora, ora ho capito la risposta! Quello malato sei tu! Tu! Sai, per ironia, anch'io sono uno psicologo. Mi hai aperto tu una porta per questa professione, regalandomi quel libro di Freud, ricordi? Con quel tuo bel discorsetto di aiutare gli altri. Non sei nemmeno degno. Fermati! Di pronunciare quella parola. E l'animo sporco, come sporche sono le tue azioni sottere! Comunque, grazie per il libro. Come vedi, mi hai aiutato a non diventare come te. E grazie per mia madre. Hai fatto passare gli ultimi anni della tua vita chiusa in un fottuto manicomio! Ora, ora la stai per raggiungere! Fammi un favore se hai le palle! Fammi un favore se hai le palle! Quando arrivi da lei, chiedile almeno scusa! Dici governe! Dico... Sono malato! Sì? Ciao Valentina. Sì, arrivo presto. Tranquilla, ti porto a prendere il gelato. Dopo andiamo anche al parco, tranquilla. Poi mi passi la nonna, tesoro? Ciao Giovanna. Voglio dirti che tardo un po'. Molto la fine. Ciao tesoro. Saluto, buona serata. Ciao. Beh, dopo tanti anni, la tua vita è andata. Ti sento. Ti sento la tua sicurezza. Io non voglio assomigliarti. Non voglio far soffrire qualcuno per causa mia. Anche se una carogna come te meriterebbe di essere ammazzata come un porco! Ringrazio Dio ogni giorno per non essere diventato come te. Parla. Sai, non sono per niente sorpreso di questo progetto. Sono umiliato come te a attaccare le spalle. Dai, forza. Prima mia madre, ora me, sparami! Se vuoi quella pistola in mano, ringrazia solo tua nipote. È solo per lei che l'ho fatto, non merita di soffrire per casa tua. Sparami, cazzo! Non ci riesco! Non ci riesco! No, non ce la faccio. No, non ci arrivo. Lo sapevo. Non riesci neanche a farti giustizia da solo. Sei solo un codardo. Non mi fai compassione. Non ci riesco. Non ce la faccio. Amore mio.
Scusami, ma non sono riuscito a venire. Sicuramente chiaro.